Quindi primo obiettivo raggiunto. Buongiorno, allora partenza dagli impianti di San Vito e prendiamo il sentiero che ci porta verso il rifugio Scotter prima di tutto. Arrivati a Forcella Grande, passando dal rifugio San Marco, là in fondo tutto il gruppo di Serapis, Torre dei Sabbioni e bella lunghetta. Qui prendiamo il nostro sentiero 246 verso il bivacco Slataper. Qui siamo a Forcella Grande, quota 2255, là in fondo tutto il gruppo del Serapis. Bellissimo, ormai siamo dentro, all'interno di questo gruppo. Ormai vi va con Slataper. Bene, arrivati al bivio, questo qua, prendiamo la cengia verso destra, a sinistra si va sull'altra cima, qui sopra. Ascolta. Girare più basso, non lo so, a bordo,
Questo è un chiodo intermedio. Vediamo se le leggende sono vere. Dicono che la cima del Serapis è piccolissima. Vediamo, è qua la croce. Ci dovremo entrare, dai. Vediamo. E dai. Ma cazzo, siamo in cima! E sì che è piccola. Fatto oh, mamma. Per dargli un po' di... Guarda questo. Aspetta che mi calmo e passo. Wow. Come fa? Cazzo. Grande Ale. È grande Serapis. Ci siamo! E sarà che sia andato. Hello! Ed è vero che è piccolissimo sto cimo. Andò, mi vedi? Allora facciamo già l'inizio della nostra discesa. La giornata è buona. Ciao Rita. Mirko. Ah. Sono stati 3 gradi in meno.
Sì. Taglio qua, taglio! Devi proprio buttarti fuori con la schiena? Sì. Per evitare quello che è successo all'ultimo. È arrivata. Guarda che lei, le calate, fa meglio di te. Lo so. Ah, ok. Mental coach. Bene, allora ci troviamo. Stiamo scendendo ovviamente, ci troviamo all'inizio del canale dove c'è una maglia rapida su due punti. Abbiamo passato la nostra corda, in questo caso di 30 metri, e facciamo tutta la calata fino alla fine delle corde. Posso andare dentro? Se la sa questo e anche questo. Ormai quasi a Forcella Grande, lunghetta discesa sia dal Gaglione che i nuovi sentieri per arrivare al San Marco. Il panorama ripaga sempre. Discesone verso il San Marco, dopo scotter e dopo macchina, finalmente sosta obbligatoria, birretta al rifugio San Marco, bellissimo. E adesso si va giù.
e ecco le nostre discese alternative per arrivare al primo parcheggio. L'unica è cadere su questi leoni. Ebbene sì, dopo una giornata infinita siamo tornati al nostro parcheggio con 2100 metri di livello e penso a 20 km. Beh, e 11 ore anche, sono tante. Ciao ragazzi!